L'idea base è stata data fondamentalmente dall'edificio dentro il quale siamo. Queste sono quattro sale di proprietà dell'Accademia delle Scienze, sale molto grandi, molto alte, spettacolose peraltro, dove c'era la tomba di Ka prima che fosse ristrutturato il Museo Egizio. E quindi siamo entrati, dico siamo perché il lavoro è stato fatto anche con l'architetto Massimo Venegoni, siamo entrati in questi locali e siamo rimasti affascinati dalla loro bellezza e spaventati dall'ampiezza. Quando ci è stato chiesto appunto di dividere poi per parti, per fortuna, il percorso della mostra, mi è venuto abbastanza automatico quello di suddividere con delle murature fittizie e quindi costruire un altro piccolo edificio al di sotto e all'interno di questo esistente. E quindi abbiamo inventato una nuova piccola costruzione, come fosse un Lego, un meccano, fatto di cartongesso e fatto di pareti di legno, che hanno permesso di sviluppare per parti e all'interno di questo magnifico spazio questa nostra mostra. Sono molto orgoglioso e anche emozionato per essere stato scelto per fare questo progetto di allestimento della mostra su Tullio Regge. Perché Tullio Regge ho avuto la fortuna di conoscere, era tanti anni fa, io ero un giovane architetto, si parla del 93-95, quando insieme a Furio Colombo andai a trovarlo per vedere se era disposto a partecipare con noi a un grande gruppo di progettazione e di cultura per la Venaria Reale. C'era anche Umberto Eco con noi e fu un'esperienza straordinaria di grande affetto e di devozione nei confronti di un maestro, di una persona straordinaria, simpatica, divertente, alla mano, così come era lui. Poi ho avuto anche la fortuna di conoscere molto bene il figlio, medico, con il quale oggi stiamo facendo delle opere di architettura e di charity nel paese del terzo mondo, in Africa e in Birmania.